Amo, siamo arrivati a Villa Tasca, ma come vedi è chiuso il cancello perché aprono domani. Come, ragazzi, guardate che bello l'ingresso, siamo a Caltagirone. Secondo me. Buonasera, sono Armando. È troppo presto per l'inaugurazione? Amici, mi apra, c'è un'inaugurazione. Cioè, non ti conosce. Siamo amici per l'inaugurazione. Ah, ma non le può aprire. Senta, signore, io sono venuto da Catania fino a qua perché mi hanno detto che domani voi aprite, stasera si inaugura. Vabbè. E diventiamo amici, signora. Vabbè, intanto ci apra. Cioè noi ci siamo incontrati dal medico, non so se si ricorda. Ci vabbè. Siamo incontrati dal medico, vabbè, intanto signora. Entriamo, grazie. Intanto entro, grazie che mi ha aperto. Prego, grazie. Ragazzi, io la vedo neanche. Pianta non gliene ho portata per l'inaugurazione. Grazie. Cioè grazie, io la vedo nera, ma già sì, questa ha fatto. Nera, chiana. Ha fatto questa già. Vabbè ragazzi, vabbè, ci avventuriamo a tra poco. Ragazzi, qui è una cosa spettacolare. Questo è il grande parcheggio. Noi stiamo andando verso la reception. Certo. Ah, mo già la signora ti ha fatto questioni al citofono. Senti, va bene, questioni. Per me la signora non cederà e noi possiamo tornare a casa oggi. Io a casa non che io ti dissi, mi voglio rilassare, do on. La che brutti figuri. Sì, ma è chiusa, apre domani. E domani, va bene, domani è un altro giorno. Guardate che meraviglia, ragazzi. Cosa? Una navetta la poteva mettere. Ah, ma la navetta più due gradini, la navetta. Ci veniva a prendere un pony, qualcosa. Sì, un pony. Qui fanno anche il maneggio, no? Perché l'ho letto dopo che ieri tu l'hai cercato. Infatti, ci poteva mandare un pony, no? Secondo me ragazzi ci rimandano a casa, secondo voi? Certo. Ah, c'è anche il ristorante? Certo. Andiamo. Hai scelto bene? Hai scelto bene, ma se ci fanno rimanere? Ormai sono qua. Andiamo. Salve, buonasera. Qua c'è il ristorante. Guardate ragazzi, io la vedo brutta. Salve, salve. Ma io ho saputo che lei apre domani. Questa sera c'è un'inaugurazione. L'inaugurazione è nostra privata, lei come la sa? Si ricorda che ci siamo visti dal medico? No, non si. Signora, ormai sono qua, io vengo da Catania. Deve rimborsare i soldi della benzina. Ma io ci posso rimborsare i soldi della benzina a lei? Comunque carino questo posto. Sono un po' affannato. Mi poteva mandare una macchina. Questo fa bene alla salute. Ma non c'è una navetta? No. Un ci sono i piedi. I piedi. Ah, ma mi sa che sta signora non cede. Non c'è dell'acqua? No. C'è. Come no? Se vuole gliela do. A pagamento. Dare da un euro a bicchiere. Acqua agli assetati, mangiare agli affamati. Quindi io sono affamato. Sì. Ma allora, all'inaugurazione si mangia. Si mangia, signor. Ma non è per lei. Non è per ormai te. Sono qua. Che faccio? Lei è proprio. Non le faccio tenerezza. Un poco. Piacere. Lei non si ricorda, ma io mi ricordo. Lei era venuta per suo nonno, per sua suocera da io ma non penso. No, sì, la milizia. Vabbè, ragazzi. Vabbè ragazzi, nel frattempo che lui parla con bene. La signora, io la vedo no, nera. Bene, a tra poco, a tra no, poco. No, vabbè. Ma la signora già un attimo se n'è andata, ma. Intanto come si chiama, che io non capisco. Si chiama Deborah, siamo diventati amici perché poi mi ha detto, mi pare che mi ricordo di lei. Ma non è vero proprio, non è vero. Mi ha detto, ma dovresti fare già un caffè, manco certo, Deborah. Un caffè che mi devo rianimare. Certo. Si chiama Villa Tasca. Villa Tasca. Ah, certo. Però no, mo no. Ci possiamo tornare, ci possiamo venire. Se se la rincontro dal medico, sì. Vabbè, ma allora che dobbiamo farci dalla camera, certo, facciamo la piscina. Certo, ora intanto mi sto rilassando, poi mi faccio un giro. Che mi ma sei sicuro che possiamo rimanere? Sei sicuro? L'hai convinta? Ma che sicuro? Certo, siamo amici. Sicuro? Anche col marito. Il marito un niente. Il marito mi ha detto sempre mia moglie va dal medico, per questo le ha detto allora forse. Ma non è vero, l'abbiamo visto il marito. Vabbè ragazzi, andiamo, saluta. Comunque ci troviamo a Caltagirone. Salute intanto, sai che ragazzi. Brutti figuri magari a Caltagirone che ancora non mi conoscevano. C'è proprio. Ragazzi, guarda che meraviglia. Noi siamo a tra poco. International in TV. A tra poco, che brutti figuri, a tra poco. Immersi nel verde. Sicilia, amata terra mia.
siamo sempre pronti, basiamo tutte quante.